riprende la telecronaca dell'Etrusca Blucart Solbat Piombino qui dal Palacarismi Saminiato. Sul punteggio Etrusca Blucart 29, Solbat Piombino 32. Le squadre si stanno accingendo a rientrare sul parquet per la terza frazione. Etrusca Blucart a Saminiato scende con Zita, Bertolini, Pagni, Bruno e Stefanelli, credo, ancora non vedo. Si stanno preparando, sì, ma. Mentre invece dalla parte di là vedo. Dalla parte di là c'è Persico, Venucci, Giovanatto, Gigena e Pedroni. Piombino che sta confermando di essere una delle forze di questo campionato, comunque. Al di là che forse ha giocato un po' contratta la prima parte della partita, ma al di là della tensione che naturalmente c'è, però ritengo che possa far vedere anche di più, sostenuti da un bellissimo pubblico che le ha seguito fino a qui. Tutto pronto, via Venucci, fronteggiato da Bruno. Venucci, Pedroni, Gigena, Venucci, tiro di Venucci, ferro, palla recuperata da Zita, Stefanelli, Zita, Bertolini, Bruno, tiro di Bruno dalla distanza, ferro e palla recuperata da Persico. Niente da dire, però questa azione era ben costruita anche se il tiro non è andato in porto. Pedroni, Venucci, Giovanatto, tutto solo, realizza da tre. Dimenticato. Zita, Bertolini, Zita. Canestro di Bertolini. Due errori difensivi da una parte e dall'altra. Bellissima azione di Zita che smarca un Bertolini sotto canestro che segna. Venucci, fronteggiato da Pagni, Venucci, fallo di Pagni. Scambio di cortesie fra Venucci e Pagni. Fallo di Pagni. Intanto esce Pagni e entra Gaillet. Terzo fallo di Pagni. Etrusca Blucart 31, Solbat Piombino 35, 8 e 49 al termine di questa terza frazione. Venucci. Fallo di Bruno su Venucci. Se è un fallo, è arrivato in ritardo, cercava di rubare la palla. Ha colpito il play. Primo fallo di Bruno. Terminese. Ancora Venucci alla rimessa. Venucci. Scarica per Pedroni, tiro di Pedroni, ferro, palla recuperata da Persico che la scarica a Pedroni, Gigena. Pedroni. Canestro di Pedroni. Questo 98 lo conosciamo bene da tanto tempo, ha fatto un bellissimo canestro. Intanto tiro di Stefanelli anche, stoppato. Che si lamenta ancora per il solito fallo non fischiato, ammesso che ci sia, da qui non lo vediamo sicuramente. Alla rimessa Zita. Gaillet lasciato tutto solo. Realizza. Errore di comunicazione. In difesa Etrusca Blucart 33, Solbat Piombino 37, niente di fatto ancora. Venucci, Giovanatto, Pedroni, Giovanatto, Venucci tutto solo, e canestro di Venucci. Zita. Venucci che come nel primo tempo tiene molto sulla sua squadra. Bruno. Bertolini, fallo di Pedroni su Bertolini.
Secondo fallo del giovane play di Piombino. Zita, Stefanelli, tiro da tre di Stefanelli, canestro di Stefanelli. Etrusca Blukert 36, Solbat Piombino 40. Pedroni, Persico, niente di fatto, Persico sbaglia il passaggio, la palla esce, possesso Etrusca. Sì, c'era un tentativo di backdoor di Gigena, Persico non l'ha visto, gliel'ha data nella sua posizione. Vabbè, un errore che in una fase concitata ci può stare. Stefanelli, Zita, 7-20 al termine questa terza frazione. Gaillet, Zita, Stefanelli, Gaillet, Bruno, canestro di Bruno, e Fusta Blukart 38, Solbat Piombino 46-59. Eppure Saminato continua a essere ancora un po' lenta, un po' farraginosa, e comunque stavolta sono arrivati anche canestri. Sfugge la mano a Persico per un attimo, la conquista Bertolini, ma la palla si perde sul fondo. 11 secondi di gioco per Solbat Piombino. Pedroni, Zona. Giovanatto, Venucci, perde la palla, la conquista Gaillet, fallo di Giovanatto su Gaillet. La zona di Barsotti ha già subito dato un risultato, palla recuperata e via. Zita, Bruno, Gaillet, Zita, Stefanelli, Zita, Bertolini, canestro di Bertolini, Etrusca Blukart 40, Solbat Piombino 46-13 al termine di questa frazione. Un altro dei sontuosi canestri in posizione di movimento di Bertolini. Gigena sfonda, possesso palla recuperato da Saminato. Non protesta il giocatore di Piombino, sa che il fallo ci può essere, segno di una maturità notevole. Però insomma in questo momento c'è la parità. Bruno, Zita, Zita, Gaillet, Zita, Stefanelli, Zita, 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 no! Ferro, e la palla per un soffio non entra. 5:40 al termine di questa terza frazione. Venucci fronteggiato da Bertolini, Venucci, Gigena, Persico, Giovanatto, Venucci, Gigena, Ferro, palla recuperata da Zita. 5:15, Stefanelli, Bruno, Gaillet, Zita, Stefanelli, corto, Gaillet, canestro di Gaillet, Etrusca Blukart 42, Solbat Piombino 40, 4:54. Gigena, niente di fatto, palla recuperata da Gaillet, Bertolini, sfonda di Gaillet su canestro. Allora, di Bertolini, l'ultimo minuto e mezzo è praticamente il manifesto ideologico di Barsotti. Una difesa asfissiante che ha recuperato una palla importante, canestro fatto su un errore e poi un contropiede che doveva dare due punti, forse tre, annullato per un errore banale, ma di gioventù di Saint-Gaillet che
si sta ben comportando in campo. ...4.36 al termine di questa terza frazione. Gigena, Venucci. Venucci in palleggio, Venucci fronteggiato da Bertolini. Gigena, Giovanatto, Gigena. Fallo di Sollitto su Persico. È un corpo a corpo fra Persico e Sollitto. Dove... È un corpo a corpo che però porta d'altronde in bonus. Ma nei mismatch, se c'è il cambio e Bertolini va sulla guardia, Sollitto ovviamente si ritrova con Persico. Comunque secondo fallo di Sollitto. Gigena, Venucci, Venucci, stoppata di Bertolini ai limiti della regolarità, fallo di Bertolini, due tiri per Venucci dalla lunetta, primo fallo di Bertolini. Animi sicuramente più tranquilli, magari non sono d'accordo, ma ci sono sorrisi in campo tra Venucci, Stefanelli, lo stesso Bertolini. Primo errore dalla lunetta di Venucci. Nel frattempo c'è parità anche nella sfida sonora fra le due tifoserie. Buono il secondo. Etrusca Blucart 42, Solbat Piombino 41, 4 minuti al termine di questa terza frazione. Sollitto, Zita, Sollitto, Bertolini, Zita, Stefanelli, Bertolini, Stefanelli, Caglie. Sfonda di Stefanelli. Su questo mi sembra che l'arbitro abbia preso una cantonata, il giocatore era dentro lo smile. Secondo fallo di Stefanelli, però forse poteva anche fermarsi un attimo prima, o forse andare a cercare, poteva essere giocata in maniera diversa questa palla. A mio parere ha ragione Stefanelli, il suo avversario era dentro lo smile, per cui fischiare uno sfondamento meglio non fischio e basta. Poteva forse, lo scarico era perfetto, prendete scarico, andava bene, fermati e si gioca. Comunque intanto Stefanelli mi sembra che abbia ripreso un buon ritmo adesso. Intanto esce Pedroni e entra Iardella. Venucci fronteggiato da Sollitto. C'è 10 anni di differenza fra Iardella e Pedroni. Venucci e canestro di Venucci e Piombino torna avanti. Bellissimo canestro di Venucci, il giocatore si dimostra forte per quello che si conosce. Stefanelli, Gaglie, la palla entra ed esce a Gaglie. Classica sputata dal ferro questa palla, peccato. Venucci, Iardella, Persico non raggiunge la palla, la palla esce. Etrusca Blucart 42, Solbat Piombino 43, 2.59 al termine di questa terza frazione. Certo che Sollitto sta sostenendo un lavoro fisico non indifferente nei cambi che lo portano su Persico. Intanto esce Gigena, entra Bianchi. Sollitto, Zita, Sollitto, Stefanelli, Sollitto, Zita, Gaglie, Sollitto, Bertolini, tiro di Bertolini, niente di fatto, palla recuperata da Venucci,
Venucci. Venucci. Tiro di Venucci, Ferro, palla recuperata da Bertolini, lasciata prontamente a Zita. Fallo di Iardella. Cambi. Esce Bertolini. E Zita e Stefanelli ed entra Bruno e Rinaldi. Intanto nelle file del Piombino esce Persico ed entra Franceschini. Bruno. Rinaldi, Ferro di Rinaldi, palla recuperata da Bianchi, che la cede a Venucci. 2:01 al termine di questa terza frazione. È un minuto che non si segna, anzi di più, sono 4-5 azioni che non si segna. Iardella, passi di Iardella, possesso, palla ritornata a Savigliato. Sì, Iardella si è trovato in difficoltà sul movimento, mi pare, di Giovanatto. Ora non conosciamo, almeno io non conosco gli schemi di Piombino, probabilmente si è trovato in difficoltà per quello. Bruno Zita. Zita, scarica per Rinaldi e palla persa. 1:29 al termine, Etrusca Blucart 42, Solbat Piombino 43. Bianchi alla rimessa per Iardella, fronteggiato da Bruno. Iardella. Franceschini, Bianchi, Giovanatto, Venucci. Occhio. Venucci. Fallo del numero 15, Rinaldi. Entra Pagni. Vediamo. Esce Zita, entra Pagni, però sono due tiri dalla lunetta per Venucci. Per ora Venucci decisamente il migliore dei suoi. Buono il primo tiro di Venucci. Buono anche il secondo tiro. Allunga Solbat Piombino 45, Etrusca Blucart 42. Rinaldi, Sollitto. Bruno. Sollitto. Gaillet. Ferro. E la palla è di Piombino. L'Etrusca non trova più la via del canestro. Qualcosa. Bianchi. A vedere anche la reazione di Bassotti, qualcosa non è andata nella realizzazione dello schema più che del canestro. Venucci, fronteggiato da Pagni. Venucci. Palla recuperata da Gaillet, che la spreca malamente, la recupera Iardella. Iardella, 11 secondi alla fine della terza frazione. Iardella. Ancora un fallo di Rinaldi, due tiri per Iardella dalla lunetta. 3 secondi e 9 decimi alla fine di questa frazione. Etrusca Blucart 42, Solbat Piombino 45. Iardella, che al di là che ha fatto parte del corpo diplomatico di discussione con l'arbitro nella prima parte, probabilmente come giocatore tra i più esperti
anche, diciamo questo loro, ma si è dimostrato un giocatore che ha dato anche l'equilibrio, aiutando Venucci a rimettere un po' la squadra piemonese nei giusti ritmi e con una certa efficacia, direi. Finisce qui la terza frazione, Etrusca Blucart 42, Solbat Piombino 46. I ragazzi di Barsotti hanno due possessi di distanza da Piombino, ma Piombino sicuramente sta facendo una buona partita, se non all'altezza, diciamo, della sua forza, ma Saminato si deve un pochino fare un mea culpa su molte, troppe occasioni sprecate, ma soprattutto sull'intensità in attacco che è calata visibilmente, e questo Saminato contro una squadra come Piombino non se lo può permettere, anzi si può tirare sul fiato, ma stare praticamente un terzo di tempo senza segnare un canestro non va bene per una squadra che vuole stare al pari di una, vabbè, a questo punto una diretta concorrente per i playoff, sebbene Piombino sulla carta sia decisamente più forte. Questa terza frazione è stata anche modesta di canestri da ambe le parti, comunque non ci sono stati grossi, sai, si incomincia a preparare la volata un pochino come quando nelle corse di mezzo fondo ci si guarda un po', no, intorno, dice bene chi parte prima, sembra una partita in questa maniera. Barsotti è un grandissimo rimescolatore di carte, sa come gestire i suoi giocatori, non dimentichiamo che a San Miniato oggi fondamentalmente gli manca un Pagni in spolvero come le altre volte, e sicuramente sottotono. Anche Rinaldi non sta ripetendo la prova scorsa, ma comunque sta dando una buona dimostrazione delle sue qualità. E insomma Stefanelli rientra oggi, non è che sì. Poi Sollitto porta la croce e canta, come si dice, c'è un detto, deve difendere con forza soprattutto sui lunghi, e nel frattempo quando non c'è Zita deve portare palla, quando non c'è Zita, quando non c'è Bruno, insomma hanno da fare i ragazzi di Barsotti, ma sono abituati a combattere e vedremo. Intanto si riparte con l'ultima frazione, l'Etrusca scende in campo con Bruno, Sollitto, Bertolini, Pagni, Stefanelli, Piombino risponde con Iardella, Venucci, Bianchi, Franceschini e Giovanatto, Stefanelli, niente di fatto, palla recuperata da Bertolini, niente di fatto, palla recuperata da Bruno, Sollitto dalla distanza, Ferro e palla recuperata da Bianchi. Iardella, vedi che Iardella sta dettando dei ritmi diversi. Franceschini, Venucci. Venucci, 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 tiro di Venucci, sbatte sul ferro, palla recuperata da Bertolini, Bruno, piede di Iardella, gioco interrotto. 9 minuti e 07 al termine di questa quarta ed ultima frazione, Etrusca Blucart 42, Solbat Piombino 46, Bertolini, Sollitto, tiro di Sollitto, niente di fatto, palla recuperata per un attimo, fallo di Pagni su Franceschini, ed è il quarto fallo di Pagni. Pagni oggi fra i falli non ha giocato. Un po' bersagliato Bianchi, da qui no, ci sta Iardella, che l'ha spinto. Però, insomma. Bianchi, no. Franceschini, Iardella. Iardella scarica per Giovanatto esce dal rettangolo di gioco. Giovanatto, 8 e 31 al termine, possesso palla
Etrusca, Sam Blucart esaminato, Bruno Sollitto, Sollitto, Bruno, Gaillet, Bruno, tiro di Bruno, ferro, e palla recuperata ancora da Piombino, esce Sollitto, rientra Zita, altri due minuti praticamente Bianchi, senza segnare, Venucci, da quel canestro di Gaillet che è entrato e uscito non si è fatto più canestro. Giovanatto, Venucci, oddio, loro ne hanno fatto uno, Iardella, Giovanatto, Iardella, Iardella, Franceschini, niente di fatto, 24 secondi terminati, punteggio invariato. Bertolini, Zita, Gaillet, zona di Piombino, Zita, Bertolini, Zita, Gaillet, Stefanelli, Gaillet, tiro di Gaillet, ferro, e palla ancora recuperata da Piombino, rientra Cigena, rientra Cigena, esce Giovanatto, Cigena, Venucci, Iardella, supera la metà campo, Venucci, 7-24 al termine, Etrusca Blucart 42, Solbat Piombino 46, Venucci, Venucci, bravo Stefanelli, bella difesa, Bianchi, Bianchi, Iardella, Iardella per Cigena, 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 niente di fatto, bella difesa, molto bella la difesa di Bruno, poi l'aiuto di Zita, molto bene, molto bene. Insomma, Zita, contro Cigena, che è un giocatore con i fiocchi. Bertolini, ferro, non ho capito palla, questa velocità nella realizzazione, troppo fretta nel tiro, comunque so. Possesso palla, no, dei bianchi delle Etrusche Blu Carte Samiliano, pensi che sia una disposizione di Zita, Bassotti, eh? Bertolini, Bertolini, niente di fatto, recupera Franceschini, recupera Franceschini, Venucci, Iardella, Cigena, fallo di Gaillet su Cigena, Iardella la rimessa, Bianchi, Venucci, 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 tiro di Venucci dalla distanza, ferro, palla recuperata da Zita, 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 velocissimo, Zita per Stefanelli, tiro di Stefanelli, ferro, e la palla esce. Etrusca Blucart 42, non ci si scoda. Saminato sta patendo sicuramente il gioco di Iardella, che è un bel giocatore e sa anche come far vedere i falli eventuali. Cigena intanto, canestro. E poi l'impatto fisico di Bianchi, che non è che fa dei movimenti tanto diversi dai giocatori di Saminato, però sicuramente è più efficace. Canestro di Bertolini, anche qua c'è la fallo, ci si sposta da quel 42, si va a 44, ma Solbat Piombino dopo quasi 8 minuti, 4 punti di vantaggio a 5.34. Iardella, Cigena, Cigena, canestro di Cigena, Cigena ha capito che Sam Gaillet
è un bel giocatore a livello fisico, però fallo di Venucci intanto su Zita. È ovvio che Gaiena non ha l'esperienza di Gigena e Gigena può giocare anche a suo piacimento nell'uno contro uno. Bruno, Zita, a notare Bruno. Venucci primo fallo, eh? Canestro di Gaiet, invenzione di Bruno, bellissima. Sempre questi 4 punti di vantaggio, 5 minuti al termine di questa quarta e ultima frazione. Iardella per Venucci, perde la palla, Zita, fallo di Iardella. Terzo fallo di Iardella. Bruno, Zita, Stefanelli, Bruno, Stefanelli, Zita. Fallo di Franceschini su Zita. Zita riesce a prendersi un fallo da un giocatore che gli rende... Primo fallo anche di Franceschini. Sì, eh? Sì, ma insomma, quanto sarà alto Franceschini? Non ho la scheda, ma... Primo errore di Zita. Secondo errore di Zita, niente di fatto, questi 4 punti maledetti di vantaggio non si riesce a scorciare. Franceschini, Gigena, Iardella. No, Iardella che ha preso la squadra in mano. Iardella, niente di fatto, palla recuperata da Bruno. Bruno per Zita, perde il pallone Zita. 4 Venucci. Quando significa, eh? Cosa vuol dire andare più veloce della palla? Venucci, Iardella, tiro dalla distanza, Ferro, palla recuperata da Stefanelli. 3:56. Stefanelli, Bertolini. Tocco di Cicena, la palla si spende sul fondo. Esce Venucci, esce Franceschini, entra Persico, entra Pedroni. Time out. Intanto time out per l'Etrusca Blue Card. Allora, fermo restando che abbiamo nominato Iardella il metronomo di Piombino. Venucci sicuramente migliore dei suoi, che i loro lunghi hanno pochissimi falli, anzi l'ultimo Franceschini a mio parere si è andato anche a cercare avendo troppo vantaggio su Zita in entrata. Saminato, abbiamo un po' troppa tensione, sembra Saminato la squadra che era destinata ad andare playoff. Un minimo di maggiore tranquillità, anche lo stesso Barsotti insomma. Forse l'euforia, la bramosia, l'euforia che frega. Ah certo, ma è legata anche proprio alla gioventù che contraddistingue questa squadra. Ci sono, se la buttano dentro, alle volte si sballa per troppo voler fare, meglio questo piuttosto che un atteggiamento remissivo, meglio questo. Intanto si riprende le fasi del gioco. Etrusca Blue Card 46, Solbat Piombino 50, 3:46 da giocare. Zita, Stefanelli, Ferro e palla recuperata da Bianchi. Poche idee e mal confezionate da parte di San Miniato. Iardella, Pedroni, Persico. Persico. Palla recuperata. Stefanelli, St-
Stefanelli butta via il pallone. Stefanelli, ma ho visto un po' di gomiti alti, gli abiti hanno lasciato correre. Etrusca Blue Card 46, Solbat Piombino 50, 3-0-7 al termine, e l'Etrusca Blue Card continua a sprecare palloni su palloni. Bianchi, Pedroni, Persico, Iardella, Gigena, fallo di Bertolini su Persico, secondo fallo di Bertolini. Intanto esce Pedroni, rientra Venucci, esce Stefanelli, entra Bruno. Barsotti vuole una transizione più rapida. Bianchi, anche se sfonda di Gigena, sfonda di Gigena. Dicevo, Barsotti rimette, cambiando Stefanelli per Bruno, probabilmente vuole una transizione più rapida, ma non perché Stefanelli non la possa dare, ma probabilmente perché rientra adesso. E questi sono ancora un errore per Gaillet. Sì, questo non va bene. Iardella, Venucci, Iardella, la palla esce su intercettazione di Bertolini, esce Gaillet, esce Sollitto, entra Stefanelli, entra Pagni. 2:20 per rimediare, per conquistare questi 4 punti. Rientra Pagni con 4 falli, vediamo come si comporta, visto che oggi non ha avuto proprio un idillio con gli arbitri, effettivamente. Ah, è su Iardella. Bene. Bianchi. Molto bene. Persico. Bianchi, 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 nulla di fatto. Palla conquistata da Pagni, zita, 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 Bertolini dalla distanza, niente, neanche nel ferro, neanche nel ferro. Venucci, e 1:57 al termine, partita al Cardiopalma. Venucci, 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 niente di fatto. Fallo di Pagni su Venucci. Fallo di Pagni e tecnico da Pagni, io credo di aver capito, eh? Antisportivo, se ben vi sì. Capito. Ma non so se... Stanno discutendo sul numero di liberi, probabilmente. Una cosa è certa, che a ogni azione si debba andare sempre a discutere con Piombino su quale debba essere la decisione. Gli arbitri non è che siano proprio il massimo in tutta la partita. È sempre stata una discussione con gli ottimi, io li chiamo diplomatici della squadra. Allora, un tiro solo. Bene. Un tiro possesso palla più o meno. Comunque Pagni ha confermato che oggi non è la sua giornata. Venucci. Etrusca Blue Card 46, Solbat Piombino 51, alla rimessa Gigena. Uno e 40 al termine.
Giovanatto, e la partita finisce qui. Gaiek che salta sulla finta di Giovanatto. Canestro di bravissimo, Gaiek. Bravissimo Stefanelli, che trova una penetrazione importante. Venucci. Ottimo Venucci in tutta la partita. Migliore in un campo. Un minuto e dieci al termine. Persico si porta la palla fuori. Due possessi di vantaggio, 1-0-1 al termine. Teoricamente ci sarebbe ancora la possibilità. Bisogna vedere le bocche da fuoco di San Miniato che cosa hanno intenzione di fare. Bruno, Zita, Stefanelli. Zita. Persico, Venucci. E palla riconquistata da San Miniato per gli ultimi 32 secondi. Credo che sia scivolato Venucci. Etrusca Blucart, 48, Piombino 53. Teoricamente San Miniato ha la possibilità di riprendere la partita. È evidente che non possono sprecare le occasioni che si presentano come prima. Facile dalla tribuna. Molto facile dalla tribuna. Tutto quello che rilassati, diciamo. Non stanchi. Tutto quello che diciamo è sicuramente più facile. Non ce ne vogliono i giocatori. Anche in quel caso, più che un errore, e nel caso della palla persa da Capitan Bertolini, più che non è di Bertolini, è stata l'astuzia di Cigena di aspettare il momento giusto per prendere la palla. Balsotti ora deve pensare a lavorare bene sul perimetro. C'è uno Stefanelli che potrebbe insaccare tranquillamente due bombe, lo sappiamo. La difesa sta funzionando anche se c'è i piccoli in campo. Vediamo che cosa inventa per questi ultimi 32 secondi di gioco. Vediamo quale sarà la strategia dell'Etrusca Blucard. Presumo che andranno su un pick and roll per liberare o Stefanelli o Rinaldi. Sì, perché oggi Zita non lo trova il canestro. Zita, Bruno, Zita, Rinaldi, canestro! Etrusca Blucart 51, Solbat Piombino 53. E adesso tutta la pressione va sulle spalle di Piombino, perché deve assolutamente giocare al limite questi ultimi 24 secondi e sperare che San Miniato non riesca a difendere bene. No, la strategia è una sola: fallo subito, si manda il lunetta a Piombino e poi si prova la bomba da tre. Vai, io eviterei qualche giocatore alla Venucci, per esempio. Sì, farei fallo su Bianchi. Bello lo spettacolo dei tifosi che stanno tifando per le loro squadre, non stanno tifando contro. Molto molto bello lo spettacolo sulle tribune. ...24 secondi al termine di questa bellissima partita. Etrusca Blucart 51, Solbat Piombino 53. Fallo di Bruno su Iardella. Iardella che, come abbiamo detto, si è dimostrato il metronomo della squadra, quello che ha messo ordine e probabilmente ha dato anche la calma necessaria a Piombino per affrontare il secondo tempo. Vediamo se sarà freddo ai tiri liberi. Canestro, buono il primo.
E buona Molto bravo che mette i due possessi di vantaggio. Ah. Fallo di Cicena su Stefanelli. Credo siano tre tiri dalla lunetta. Angelo, ipotizziamo, tanto noi qui possiamo fare due canestri e poi errore sul terzo. Ma io opto per un 3 su 3 e fallo. Errore il primo. Strategia, saltate subito al primo. Buono il secondo. Buono il terzo. Etrusca Blucart 53, Solbat Piombino 55. Fallo immediato su Iardella. Due tiri. Terzo fallo di Stefanelli. Iardella che ha dimostrato di essere 12 secondi al termine. Giocatore di rango con i due tiri liberi messi a segno prima e con un secondo tempo assolutamente valido che lo pone insieme a Venucci come me i migliori della squadra per oggi. Buono il primo. Possesso pieno di vantaggio. Saminato. Aspetta ora. Buono anche il secondo. Etrusca Blucart 53, Piombino 57. E ritorna quei 4 punti che ci trasciniamo dalla fine del primo tempo. La fine del primo tempo dove abbiamo sprecato dei tiri liberi, abbiamo evitato di andare a recuperare sul pareggio in varie occasioni, quindi non stiamo tanto a vedere, ma è stata tutta la partita condizionata da una imprecisione in attacco. Parliamoci chiaro, non stiamo parlando di un'occasione persa contro una squadra di bassa classifica. Assolutamente no. Stiamo parlando di un confronto con una squadra che era pronosticata quantomeno per il podio del campionato. E comunque sia, dobbiamo anche dire che Piombino forse oggi non si è espressa al massimo. Dove siano le sue carenze, dove sia la bravura di San Miniato nel limitarla, sinceramente non lo saprei, però diciamo che i 4 punti di vantaggio per Piombino, vista la partita di entrambe le squadre, è abbastanza giusto, anche se nello sport chi vince vince, non c'è una sconfitta o vittoria giusta. Vediamo Stefanelli ferro, Iardella recupera la palla, Bertolini, niente di fatto. Partita Etrusca Blucart soccomba in casa contro la Solbat Piombino 57-53 dopo una gara entusiasmante e si congeda dal pubblico della regular season con una sconfitta. Ma che una però, sconfitta che una non, sconfitta non, con non, tutto non. Onore. Va un bravo a questi ragazzi. Assolutamente. E niente, Luigi. Caro Angelo, questa, vabbè, si salutano ma con una partita, ripeto quello che ho detto prima, questa partita è il manifesto ideologico di Barsotti, si gioca, si butta il cuore oltre l'ostacolo, si fanno anche delle cose sbagliate, che roba da under 15, ma si fanno anche cose che probabilmente in classifica, in testa alla classifica si vedono poco. Barsotti, la squadra di Barsotti è così. E Saminato quest'anno si è divertito parecchio a vederla in casa. Non tanto per il gioco, c'è solo da recriminare per l'imprecisione ai tiri liberi. No, la partita tecnicamente non è stata un granché, sia di Saminato che di Piombino, ma era anche era anche preventivabile una certa tensione.
Angelo, non sappiamo se ci rivedremo per il futuro, ma il record è assiso anche per noi. È l'ultima telecronaca. Signori e signori, vi auguriamo una buona notte. Buonanotte.